Eccoci in griglia di partenza per la 1000 Open Stock, la pole position di Walter Bartolini che ha chiuso in 1.08.239 e sarà il naturale favorito a suo fianco Emanuele Bartolo che proverà a contendere la vittoria finale 1.08.925. A chiudere la prima fila Iari Remoto 1.09.327, una distanza di un secondo tra il primo e il terzo, seconda fila che si apre con Palladino 1.09.330 a 3 millesimi da Remoto, vicinissimo. A suo fianco Zerbo 1.09.343, 13 millesimi, a suo fianco ancora Boccelli 1.09.381, 50 millesimi da Palladino, sono tutti attaccati in un fundicotone. Terza fila che si apre con Mozzacchiodi 1.09.450, ottavo c'è Gabriele Perri 1.09.675, a chiudere la terza fila Usai 10.142, quarta fila che si apre con Bernoni, Cristini in undicesima 1.10.335, Cornia 1.10.948, a chiudere Crosetti e Rocchio 1.12.780. Adesso classiche interviste pre-gara e poi ci vediamo per la grandissima competizione della 1000 Open Stock. Bella mangiata con Max Palladino. Ciao. Hai visto che bello? Allora come va? Siamo bene. Qui in moto estate. Bene. Mille. Sì. L'anno scorso è successo di tutto. Sì. Questa gara qua come la vedi? Dipende domani. Se piove forse faccio un po' meno fatica. Ah, quindi perché con la pioggia fai meno fatica. Ma perché devo spingere di meno. E se fa bello magari i primi giri saremo lì e poi ci accodiamo, vediamo sì, come sì. Va, vabbè, ma tanto noi ti seguiamo sempre con passione. Senti, come hai trovato il paddock, tu che sei uno storico, un veterano? Il paddock mi è sembrato abbastanza pieno, abbastanza agguerrito quest'anno, vediamo domani le gare se rispecchieranno anche con la cornice di pubblico che finalmente, sì, finalmente può tornare, le porte sono riaperte, speriamo appunto di avere un po' più pubblico che si ma tu hai portato carica. Qualcuno da casa? Sicuramente qualcuno domani arriverà. Facciamo una chiamata. Incrociamo le dita per Gabriele. Grazie Gabriele. Grazie. In bocca al lupo per domani e per la stagione. Iari Remoto, vincitore della categoria Race Attack 1000. Quest'anno lo troviamo nella Moto Estate 1000 Open. Contento di esserci? Contento di esserci e molto più agguerrita della Race Attack, però cerchiamo di far bene. Vediamo un po'. Lì c'è gente che combatte fino alla morte. Combatte fino alla morte, adesso partiamo in terza posizione, però dietro sono tutti lì a vicini, quindi... Ma il passato dimostra che i requisiti per poter combattere ce li hai anche tu. Ci proviamo, dai, non ci tiriamo indietro, quello sicuro. Bravo, ci vediamo al parco chiuso, grazie. Grazie a te, ciao. Con Walter Bartolini, doppia moto, mi fai la BDB quest'anno? Sì, quest'anno faccio la 1000 Open. Con quella, poi questa moto qui l'avevano fatta ancora 12 anni fa. Che me l'hai riesumata? Allora dopo mi hanno detto se me la sentivo di fare due gare, due campionati, e vabbè, proviamo. Tu dici tanto dall'alto dei miei 30 anni non sono è a facile, posto. Sono abituati subito perché non sono proprio uguali, però siamo andati bene, dai, oggi te la cavi, certo, come bene, sempre. Senti, adesso la mia domanda è: ma tu cosa ci fai con una carena in mano? La dobbiamo montare, allora l'ho preso su adesso e dopo siete arrivati voi a rompere a intervistare, allora l'hai tenuta in mano in mano e poi ci abbiamo. Senti, anche che aspettative hai? Adesso vediamo, speriamo che non piova perché noi se non abbiamo l'elettronica come la Superbike che hanno i controlli di trazione, allora noi non li abbiamo e speriamo che sia asciutto. Però hanno messo un po' di acqua, però speriamo. In generale, cos'è meglio? Sembra 1000, la tua categoria? Sì, la 1000 sai, è la tua categoria. Sì. E dopo quell'altra, adesso abbiamo fatto. Vediamo come va. Vediamo un po', però siamo contenti che abbiamo fatto i primi tempi tutti e due. Adesso vediamo domattina gli altri due turni delle qualifiche, come andiamo. E si va! Grazie, Walter! In bocca al lupo! Ciao, crepi il lupo! Ciao a tutti! Alessandro Usai, classe 1000. Uno, non essere agitato, non esatto. Siamo a scuola. Quanti anni hai? Ne ho 15, da poco. Che classe fai? Faccio a scuola la seconda. Hai visto come te la sto contando bene? Sì. Liceo quale liceo? Liceo classico a Milano. Quindi il classico? Sì. Ah, bene, vuol dire che sei uno abbastanza acculturato, ma sì, hai la passione per le moto. Sì. Com'è andata? No, è andata bene, è andata. Forse poteva andare un pelino meglio. Solo che per me sta pista è tanto stancante, no? E quindi fare più giri forti di seguito ti destabilizza un po'. Come se ti dessero la versione di latino e una di greco. Esatto. Sarebbe la cosa peggiore. Senti, come direbbe il buon Giulio Cesare, alia iacta est, il dato è tratto. Allora io ti auguro in bocca al lupo e mi raccomando domani. Grazie.
grazie. Forza, ciao. Con Simone Cornia, 1000 Open, ciao Simone. Ciao. Siamo carichi in vista di questo weekend, il primo weekend di Varano. Primo weekend di Varano, carichissimi, cerchiamo di ricordarci la pista dell'anno scorso, è un anno che non ci vengo. Vabbè. Però speriamo di far bene, per ora le libere cominciano già a essere decenti, dai. Buttiamoci un po' sulla stagione, aspettative, quale aspettativa hai? Guarda, l'obiettivo sarebbe la top 5, l'anno scorso non chiuso in top 10, speriamo di arrivare top a questo 5. Obiettivo. L'anno prossimo facciamo top 3 e poi esatto. L'anno dopo facciamo, devi essere primo per forza. Speriamo di essere primi. Io penso che tu tra poco debba andare, quindi sì. Io ti lascerei andare, però esatto. Ti auguro un in bocca al lupo, non per adesso ma in generale per tutto, mi raccomando la top 5. Certo, assolutamente. Grazie Simone. Grazie mille. Francesco Rocchio, classe 1000 quest'anno, non più RBF. RBF, sì. L'anno scorso hai avuto modo, ma mi hai preso pure in giro per come ti ho chiamato l'anno scorso. Il giaguardo ti ho chiamato. Giaguardo, sì. Senti, perché quest'anno qual è l'aspettativa? Quest'anno è un'annata abbastanza difficile perché è il mio anno di esordio nella categoria Open, però faccio la sottocategoria Stock perché corro con Dunlop e quindi sono gomme che non conosco, non conosciamo, stiamo lavorando un sacco sulla moto per capire i vari setting, tutto quello che avevamo come settaggio è andato è completamente perso, devi completamente fare perso. Tutto quanto. Quindi... Senti, ma al di là della gara di per sé oggi, qual è l'aspettativa? Cioè, è quella allora, di Crash. Io sono un po' fuori forma quest'anno, come al solito la prima gara. L'aspettativa è finire la gara, anche se abbiamo fatto la qualifica adesso e sono indietro nell'assoluta, ma primo di categoria. Ah. Quindi vediamo cosa. Però tu dici, fammi mettere le mani davanti che non si sa mai. 14 giri qui sono tantissimi. L'anno scorso facevamo 10 giri e già all'ottavo volevo buttare la moto nel prato e andarmene a piedi. Non farlo oggi per favore, non farlo domani per favore, perché sennò può essere un problema. Francesco Rocchio, grazie, detto anche il giaguaro. Il giaguaro. Grazie Francesco, in bocca al lupo. Eccoci qua con Giampaolo Cristini, chi è che ha fatto la pole? Bagnaia in pole position, fuori. Ragazzi, a noi non interessa nulla dei trofei motoestate, ma stiamo seguendo. Ma come ha fatto Pecco Bagnaia a fare la pole? Questa è la domanda. È andato forte, ha dato il gas. Secondo? Secondo Quartararo. Vabbè, tanto vince lui domani, lo sappiamo già, tutti quanti in cuor nostro sappiamo che vincerà Quartararo. E invece, nella tua disciplina, parliamo un attimo anche della tua disciplina, chi vincerà? È un terno al lotto, è la prima gara, abbiamo giocato tutti a carte scoperte, carte coperte, non scoperte. E se andavamo a fare un poker, esatto. Un poker bleffavamo era un problema. Quindi, non lo so, non si sa niente. Siete in tanti che mi avete detto così? Noi siamo un po' in difficoltà, noi personalmente, il mio compagno è andato forte. Palladino, so per lì traversi che è andato forte, Bartolini è andato forte, però quella i tempi reali... Non si svelano, si un'ora, scopre domani. Tra un'ora. Tra un'ora ufficiali. Senti, ma aspettative per la. No, pure lui no, però. Lui ci prova sempre. Che bei tempi quando intervistavo Cristini, Giampaolo. E adesso? Bello. L'anno scorso, fino all'anno scorso. Ma te, abbi pazienza. O no? Vabbè, penso che sia stato un salto di qualità, non so se per il meglio o se per il peggio, bisogna vedere. Questo è da vedere, da passare nottata. Lasciamolo giudicare al pubblico. Dai. Aspettative per la stagione? Eravamo partiti con tanti buoni propositi. Sono già stati tutti. Lo so, però abbiamo fatto dei test veramente con tante difficoltà. Però dai. Ho detto, tra un'ora abbiamo le ufficiali e tra un'ora cominciamo a capire veramente come siamo messi. E allora in bocca al lupo a Giampaolo Cristini. Grande Giampaolo. Emanuele Bartolo, classe 1000, allora feeling, allora, pista. Prima uscita col 1000 perché ho sempre corso con 600, per cui è prima volta a Varano col 1000. Devo dirti che tutto sommato abbiamo già trovato un buon setting, qui vediamo poi oggi. Adesso aspettiamo un attimo prima di cantare vittoria. No, abbiamo trovato un buon setting. Stiamo tranquilli, Schisci. Obiettivo di stagione? Spero di stare nei primi 5. Ah, top 5. Speriamo, facciamo il possibile. Vediamo dopo. Come va. Dopo. Non l'hai sentito il cambio di... categoria, non allora, lo sta, beh oddio, adesso sì, però, prime prove adesso, tu calcola che io sono vecchio. No, non lo, allora io la cosa che hai detto è che avevi 25 anni, ti avrei dato. Ho fatto i 50 quest'anno ed ho cambiato categoria per quello, perché ho detto sono giovane, sono emergente. Anta, bisogna cambiare. 50 bisogna cambiare, per cui corro da 20 anni, per cui insomma. Ma altri 20 in 1000? Altrimenti sarà dura, però vediamo, dai, vediamo quanti ne facciamo. In bocca al lupo Emanuele Bartolo. Grazie. Eccoci qua con Manuel Mozzacchiodi, che in realtà è un pilota, ma
È un tutto fare. Tutto fare. Se un fai da te. Fai da te, risponde. Non avete idea, era qua che stava mettendo bulloni, smontando, avvitando. Cosa succede? No, niente, stiamo preparando per le qualifiche. Cioè, tu vai avanti a fare, non ti preoccupare. No, perché mi emoziona, sennò. Ma quale ti emoziona? Mi sto preparando per la qualifica e sono abbastanza a posto. Non penso farò i tempi che ho fatto l'anno scorso, per ora, e però... Vedremo, un work in progress. Sì. Se no, ti do un consiglio. Io ti ho visto, ragazzi, questo come meccanico è il numero uno. Non lo batte grazie. Nessuno. Non è vero, gli auguriamo un bocca al lupo qua, però... Ma non però, si sa mai. Si sa mai, nella vita anche fare il meccanico non è brutto. Grazie, Vanno, in bocca al lupo. Ma sì, mi dà con le mani sporche. Viva lupo, viva lupo. Tutto pronto per la classe 1000 Open in Stock, qui a mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Il poleman è Walter Bartolini, al suo fianco Lobartolo e Remoto a chiudere la prima fila, seconda fila con Palladino, Zerbo e Boccelli, terza fila Mozzacchiodi, Perry, Usai, quarta fila Bernoni, Cristini, Cornia, quinta fila Crosetti, Rocchio. Ci aspetta una bellissima gara, caro mio Andrea Tomio. Si stanno per accendere i semafori, si spengono, via, partiti. Abbiamo commentato Gian Bartolini che ha vinto in BDB e che potrebbe essere il naturale favorito, vista la pole position. Esatto, sì, qui è differenza... Partito fortissimo, Bartolini davanti a tutti subito. Sì, è partito molto bene, infatti vediamo anche la differenza di tempo, in effetti, che nella BDB aveva girato quasi 2 secondi più piano, sì. Ma poi in gara, in gara in effetti aveva fatto il suo passo, che è quello che già ci sta facendo incredibile vedere. Incredibile la differenza tra l'interpretazione di inizio gara da parte di Walter Bartolini. Ricordiamo che era 1000 Open e sto a Candre, tra l'altro. Margine. Sì, ha già mezzo secondo fondamentalmente, noi abbiamo il monitor dei tempi qua vicino. Ha già mezzo secondo, ma tra l'altro Andre, diciamoci anche la verità, 13 giri, certo che se questo inizia così a martello e non gli sta dietro nessuno, la vedo durissima. Alle spalle che... è impegnativo un po' per gli altri di seguire 13 giri così, con dopo 3 curve ti dà già uno strappo. Vediamo adesso col secondo giro, da adesso sai è proprio... Questa è la fase iniziale, anche proprio... perché si stanno andando un po' a incasellare anche tutti quanti gli altri piloti. Lobartolo secondo, buona partenza, buono spunto per lui, si trovava secondo e è riuscito a mantenere la posizione. Tra poco abbiamo anche già i primi raffronti cronometrici, passa Bartolini al primo giro e ha, mamma mia, 1 secondo e 2 di stacco e mi sembra che possa anche andare migliorando. Per il resto stavo guardando un po' la partenza, grande partenza di Perry che dà all'ottava si trova quarto, Palladino quinto, sesto Cristini, Mozzacchia di Usare, Zerbo, Cornia. Intanto andiamo ad indugiare proprio su Max Palladino che cerca una rimonta, secondo me può puntare al podio Palladino perché l'ho sostituito a carico prima della gara. Sì, sì, infatti guarda, eccolo lì che prova subito a sfruttare la scia, anche davanti Remoto Lobartolo, no, non c'è riuscito qua intanto. Eh sì, no, non è riuscito nel frattempo. Mamma mia ragazzi, siderale la distanza, è proprio è la sua pista. È la sua Andre. Pista, qua si trova molto bene, questa moto si addice moltissimo alle corde di Varano, lui poi la sa sfruttare al meglio e questo è il risultato. Però ti chiedo Andre, 13 giri sono tanti? Sono tantissimi, soprattutto... Sai che le mie due domande sono sempre l'aspetto fisico e poi le gomme. Beh, magari qua, sulle gomme, sì, qua sulle i 13 gomme, giri forse sì. Con questa cilindrata. Con questi mille, tempi, anche faceva caldissimo. Con questi tempi, col caldo, potrebbe essere che dopo l'ottavo, nono giro inizia. Forse, il degrado, un minimo degrado. Forse sì. Forse intanto sì. Dietro Mozzacchiodi ha passato Cristini e forse Cristini stava cercando di rendergli pan per focaccia, mentre Bartolini sta incutendo un ritmo che non è forsennato, più del forsennato, sta scappando letteralmente via. E Bartolini tra l'altro non è un giovincello, non ha 20 anni, eppure 2 gare, una in BDB, una in 1000, tra l'altro con questo caldo, faceva caldo terribile quel giorno. Sì. Signori, chapeau. Ah, sto guardando anche una cosa, Andrea. Vedo che Lobartolo sta un pochino allungando su Remoto. Si stanno un po' cristallizzando. Mentre invece dietro mi sembra che Palladino, lui lo sai, Palladino è sempre molto attendista. Sì. E in questo caso attendere può pagare, Andrea, perché voglio dire, la gara è lunga. È lunga, è giusto fare le considerazioni, studiare l'avversario e non far passare troppo tempo, magari iniziare a misurarsi se si riesce a fare un sorpasso. Anche perché poi dipende anche dall'obiettivo che ti sei posto. Se tu sei una moto che può arrivare seconda, rimanere così tanto quinto, magari, ma incredibile.
I raffronti cronometrici sono impietosi. Bartolini a 5 secondi di scarto, tanto Palladino non riesce a saltare la scia su Perri. Perri che sta guidando anche lui molto bene, si trova in quarta posizione. Stavamo guardando i tempi, Andre. Perri ha fatto 1.96. In realtà la discrepanza che c'è ad esempio tra Lobartolo e Perri per quanto riguardava l'inizio erano 7 decimi, ma c'erano 6 posizioni di scarto, di stacco. Quindi magari è riuscito a setappare meglio la moto? Domanda. Ah, sì. D'altra parte qua è molto importante avere la moto a posto, avere una moto agile che ti consente di scaricare i cavalli, anche perché la moto di Bartolini non è una delle moto più potenti qua dentro, ma molto redditizia. Cioè, quindi, rispetto al Gran Premio, al circuito che è, la riesce a sfruttare meglio. La riesce a sfruttare meglio, sì. Qui dobbiamo capire, secondo me, Andre, la questione gomme, perché per me potrebbe influire, perché fondamentalmente sto guardando, Bartolini sta veramente facendo uno sport a parte, tra un po' passa, aveva prima, al raffronto di prima aveva quasi un intero rettilineo e mi sembra che ci siamo sull'intero rettilineo. Vedo dietro che si sta formando quel trio Perri, Palladino, Mozzacchiodi. Io penso che Palladino tra poco, se ne ha di più, prova a scavalcare Perri, perché se no sta facendo rientrare anche Mozzacchiodi. Ti chiedo, non è che con quella logica dell'attendismo allora a quel punto lì riesce a far entrare tutti quanti gli altri? Perché mi sembra che Perri faccia un po' da tappo in questo momento. Allora, potrebbe essere quello che dici, in effetti a continuare a aspettare fai arrivare il gruppo dietro. No, più che altro se tu ne hai di più, cioè io capisco studiarlo per un giro, certo. Però già al terzo giro, adesso se ne hai di più devi provare ad andare. In questo momento se ne hai di più usando... Però guarda, Andre, che si sta assottigliando anche la distanza rispetto a quelli davanti. Cioè prima davanti erano un po' più, stavo guardando il monitor dei tempi, mi sembra che Perri, ok che fa da tappo, però non stanno scappando via il secondo e il terzo. No, in effetti non stanno scappando. E la gara è lunga. Esatto, siamo, cioè, praticamente neanche a metà, quindi davvero c'è ancora tanto da scoprire, da dire. Sicuramente qualcuno, tra cui Walter Bartolini, sta veleggiando tranquillo e sereno. Ogni giro gli pianta lì. Sì, gli pianta lì, sta piantando mezzo secondo a giro e adesso tra l'altro si è anche un po' tranquillizzato il ragazzo, perché se no eravamo già un giro intero, perché non è che è molto lunga. Remoto, inquadrato remoto, si è avvicinato molto a Lobartolo. Occhio, perché remoto si è avvicinato a Lobartolo tantissimo, Andre. È vicino. Non era così vicino prima. No, ma sembra quasi con delle traiettorie un po' diverse, difensive, quasi. Cioè, tu dici che remoto si sta un po' spaventando? No, spaventando, non lo so, sta rispetto ai primi interpretando diversamente la gara. Un pochettino sì. Comunque. Ah, mi sembra che Palladino. No, non è ancora passato Palladino. No, c'ha davanti Perri. Però adesso la gara sta un po' cambiando, Andre, perché. Un po' faticando. Sì, prima era più vicino, adesso ha avuto uno stacco, ma come abbiamo sempre sottolineato su questo circuito, commentandole tutte, Andre, ci sono dei piloti che interpretano benissimo i primi due intertempi e ci sono alcuni che nel terzo volano letteralmente. È vero. La differenza che abbiamo visto nella 300 era abissale, come qua, ragazzi, signori, ha messo tutto qua. Poi guarda lì come va derapando serenissimo. Ha una propensione per questa pista clamorosa. Eccolo qui Palladino in orbita Perri, non lo riesce a passare, ma sai che secondo me è più adesso Perri che si è avvicinato al remoto. Adesso è il momento. Ma forse è ancora un po' lontano. Vediamo che si inizia a far vedere all'interno. Mi sembra che adesso ha rotto gli indugi. Secondo me non è più una fase di studio. Anche perché secondo me vede molto vicino remoto. Sai che non vorrei che remoto è crollato con le prestazioni. Però Lobartolo davanti non scappa, Andre. Si sono ricompattati. Erano molto più lontani prima. Giusto, sì. Sto guardando i monitor dei tempi e fanno fatica. I due davanti e i due dietro riescono a riavvicinarsi. E allora andiamo anche con Mozzacchiodi, che si trova un po' più dietro, non infognato ma un po' più dietro, e sta studiando anche lui la situazione. Chissà che anche Mozzacchiodi non stia cercando di capire se c'è la possibilità di avvicinarsi. Palladino è vicinissimo in questo caso a Perri, e intanto Bartolini ha finito, ha messo tutto quanto in rettilineo, non lo vedono più. Eccolo Palladino, questo andrà il momento, forse se riesce a prendere la scia a Perri, ma la moto di Perri vola. Palladino esterno, mamma mia, quasi fase di contatto. Adesso ha rotto gli indugi Max Palladino e sta provando a prendere spazio, tempo, con forza, con decisione.
il buon Palladino, eccolo! Mamma mia, vicino all'ingresso interno, non riesce a passare, si accoda, c'è anche Muzzacchiodi alle spalle, di nuovo Palladino, Andre, adesso sì che ce la fa, dentro, è passato Palladino, dentro. È passato, vediamo se lo tiene, Perry dietro, sta Palladino davanti, lo ha passato, Perry, forse vicino, no, mini impennata, Palladino va e adesso secondo me, scommetti che prova ad andare a prendere quei due davanti? L'unica cosa giusta da fare, oh, ehi, che è successo? Forse un ritiro. Eh sì. Almeno sì. No, però ha ripreso. Perché alzi il braccio e ti giri indietro. Non l'ho capita. Adesso cercheremo anche qui di capire. Ma Palladino, Andre, è vicinissimo a remoto. È vicino a remoto. Guardalo lì, non è così lontano. Non è così lontano. Nono giro. Bartolini non esiste più, fondamentalmente. Non c'è. È arrivato già in box. Non c'è, ha finito la gara, ha salutato. Non gli interessa nemmeno. Esatto. Di quello che sta succedendo dietro. Ma qui davanti, mamma mia, incredibile, ma vuol dire che ne aveva veramente tante di sì. Più guarda. Eccolo, mamma mia, subito forza la staccata, vediamo se Palladino va dentro. No, si accoda, ci prova qua in fondo. Forse una delle gare più emozionanti. Guarda, si eccolo qui, passa Palladino, è indemoniato Palladino. Incredibile, ma tante volte, e infatti eccolo qui che è passato davanti a remoto, stesso sorpasso in precedenza, vediamo se qui si accoda. No, non ha nemmeno la forza remoto di accodarsi. No, infatti, anzi, sta venendo su tantissimo Palladino. O gli altri hanno avuto, tra virgolette, un po' di crollo e lui no. Lui se l'è conservate. Oppure lui se l'è conservate e adesso sta spingendo forte e... magari sapendo che non avrebbe mai raggiunto quelli davanti. Qua intanto Bernoni abbiamo visto inquadrato con altri piloti. Vabbè, tu Walter stai andando bene, bravo, complimenti. L'abbiamo anche capito. Non mi sembra che ci sia molta gara. Intanto qualche eccolo slow qua, motion Palladino, qualche replay. Andre, importante anche la manifestazione di pubblico che c'è stata, speriamo che possa proseguire questo attaccamento al moto estate mentre torniamo. Guarda che immagine che ha preso Palladino, ha preso un secondo, qua il monitor dei tempi, un secondo, e secondo me Palladino tra poco va ad attaccarlo. Esatto, Bartola. Esatto, sta arrivando su fortissimo. Lo studi, ma poi a un certo punto lo provi ad andare a prendere Walter Bartolini, anche lui qui ancora indugia in maniera importante, indugi li ha rotti Palladino, che da quinto si trova terzo, ha staccato, vantaggio siderale di Palladino da remoto e glielo ha dato in mezzo giro. Andre, io non oso immaginare tra poco cosa possa succedere. Sta arrivando sotto, È arrivato allo Bartolo, e io fossi lo Bartolo mi spaventerei, perché Palladino ha una tigna incredibile. Qui intanto Crosetti esce fuori, un lungo, io non penso che riesca ad entrare. Sta provando a circunnavigare. Sì, forse per non prendere la ghiaia. Sì, bravo, giusto, corretto. Per non portarla poi in pista. In pista per fare in modo che non ci siano problemi. Mancano due giri. Bartolini. Intanto le immagini indugiano su Crosetti che prova a rientrare. Si rientra. Eccolo qui, Palladino. Qui ha preso un po' più di distacco lo Bartolo. Sì. Ma mi sembra che Palladino spinga fortissimo nella parte centrale, lì dove ha fatto tutti quei sorpassi. Sì, è vero. Molto forte nella parte centrale. E pareggiato abbastanza nella prima e nell'ultima fase. Potrebbe secondo te accontentarsi del terzo posto? Io non lo so. Se ne ha, per me ci prova. È venuto su in maniera imponente, e accontentarsi non credo. Intanto abbiamo visto qualche immagine di Cristini, esatto. Gian Paolo Cristini inquadrato. Remoto che sta provando a rifarsi un po' sotto. Ci sono, ripeto Andre, è una pista stranissima, dei punti dove si compattano, dei punti dove ci sono delle, tipo guarda qui, delle discrepanze clamorose. Qui come la interpreta Palladino, vola. Lo Bartolo è decisamente adesso più avanti, però almeno due secondi di scarto. Monitor dei tempi alla mano, io non so se riesca perché manca un giro e mezzo tra poco. Deve forzare, è dura, deve forzare, dodicesimo giro, infatti siamo al penultimo. È dura, dei 13 giri. È difficile adesso, un giro e mezzo alla fine, due secondi, vuol dire mangiare un secondo giro. Eh sì. A meno che non ha un crollo lo Bartolo, o a meno che Palladino non si sta tenendo per girare come un disperato, un indemoniato per queste ultime tornate. E guardalo lì come si è avvicinato, incredibile, gliel'abbiamo detto Andre, è vicinissimo. È vicino, ha fatto un mezzo errore lo Bartolo lì, che largo, non in traiettoria ideale, e sul rettilineo gli mangia una marea anche a remoto. E io penso che adesso Palladino è lì a tiro.
Adesso Andre è lì a tiro e tra poco, quando passano per il final lap, sono problemi per Lobartolo. È vicinissimo. E siamo sempre, come sempre, ti dicevo prima, nella parte centrale. Lì lui ha un feeling incredibile. Qua se si con fa la sotto pista. Qua, che si avvicina, potrebbe in provarci uscita. Nel suo solito posto, perché manca in effetti un giro. Eh sì, adesso tra poco passa Bartolini, che potrebbe già iniziare qualche doppiaggio. Non penso però che riesca su Crosetti. Ultimo giro, final lap, Bartolini, pipetta in mano, sta vincendo tranquillo e beato. Sono vicinissimi. È vicino. Sì. Sono vicinissimi. Remoto non ha in realtà mollato Andre di schianto, però non riesce a stargli dietro. E allora dobbiamo indugiare su quella sfida, perché Palladino si è messo alle spalle. E adesso è davvero, davvero vicino. Occhio, perché se la sta preparando per quella fase centrale, Andre. Dove lui è. Non è che ci prova là subito? No, qua in no. Uscita? Se ci prova al ritorno. Adesso, dopo la parabolica, nella frenata laggiù in fondo. Se passa lì, se no non ce la fa. Se passa eccolo qua. Se eccolo qui, Andre. Si è messo alle spalle, vediamo. Ha frenato forte, no. Ha freddo forte, però lui sta aspettando e forse vuole uscire forte di qua, chi lo sa. Ed è uscito vicino, forte, vicino, ma non così tanto. Non abbastanza, dovrebbe fare la S un po' più vicino, un po' vediamo, lontano. Vediamo. No. È un po' lontano. Bartolini, lontano. Intanto davanti, va a vincere, tranquillo, sereno e beato, è vicino di nuovo, e adesso è vicinissimo, Andre. O si inventa qualcosa fuori dal ferro all'ultimo. O finisce così, non lo sappiamo, però dovrebbe veramente. Stargli sotto qua, passarlo qua. È sotto, gli sta sotto sicuro, forse da qui prova una magia. Vediamolo, esce, non esce, incredibile, sul cordolo, si è mangiato il cordolo, questo sorpasso pazzesco, secondo Palladino, terzo Lobartolo, quarto quasi, remoto, quasi impossibile, pazzesco, ma cosa curva. Ha fatto, ha spaccato la moto, è andato come un pazzo sul cordolo, vince, stravince Walter Bartolini, bravo. Secondo Palladino, terzo Lobartolo, gara bellissima, Andre, bello, bravo, lui forse... Lobartolo pensava fosse finita. Oppure che non volasse su quel sul cordolo. Dici, non mi può passare qui. Si è splasciato, incredibile. Vince Palladino. No, sì, buonanotte. Vince Bartolini. Palladino. Secondo Palladino. Terzo Lobartolo, tra poco per le considerazioni finali. Walter Bartolini non ce n'è per nessuno, così si dice. No, andati bene, dai, stati bravi tutti, sia noi, loro, ci ha divertito, dai, non faccio, provo subito, dai, prendo la mano subito. Grazie per lo spettacolo. No, grazie a voi. Ciao, grazie. Qualche secondo con Manuel, sofferente. Cosa è successo, Manuel? Buono, a metà gara mi si è venuto un crampo qua, ha attaccato Palladino e Perry, peccato, vabbè. Quei due che poi hanno fatto di quei numeri? Sì, davanti sono un po' sportellati, mi spiace, ero proprio lì. Ho passato Paolo, Cristini, mi sono subito riattaccato a loro. Non so, mancavano 4 giri alla fine, non so, io ho visto cartello 4, ma ho fatto una fatica bestia. Noi abbiamo visto che hai fatto una bella gara comunque, dai. Poteva andare meglio. Può sempre andare meglio, ma e tu che no, sei talmente peccato, autocritico, dai. Che insomma. No, dai. Poteva andare un po' meglio. Non so, prima volta in vita mia che soffro di crampi alle mani. Non so da cosa. Mai successo una cosa così. Ci vediamo a Cremona, ciao. A presto, ciao. Poi andiamo da Gabriele Perri per sapere quanto è soddisfatto della gara, Gabriele. Dai, siamo soddisfatti, non avevamo aspettative, da un'ottava posizione abbiamo chiuso in quinta posizione, una buona partenza, sulla moto c'è ancora tanto da lavorare, quindi siamo fiduciosi per le prossime gare e speriamo di continuare così, che abbiamo continuato a migliorare in queste giorni. In ogni caso hai recuperato benissimo. Sì, tre posizioni ce le siamo recuperate, una quinta posizione non è da buttare sicuramente, e sarà per la prossima, dai. Tanta roba, ci vediamo a Cremona, grazie. Sicuramente, ciao. A voi. Eccoci qua, le classiche interviste che abbiamo visto prima con il podio, sempre con il mio fianco Andrea Tomio. Bellissima, bellissima gara, al di là del vuoto di Bartolini, però ci hanno regalato tanto spettacolo dietro Lobartolo. Ma che bella, Andre, che bravi, sono stati bravi, guarda, veramente complimenti a tutti, anche a chi, anche Remoto che non ha mai mollato, in realtà Remoto era là dietro che ci ha provato fino alla fine. Sì, no, non ha mollato niente, bella, una bella gara interessante. Speriamo che a Cremona bissino. Assolutamente, ci vediamo a Cremona, ragazzi. Ciao ragazzi.